Ciao ragazze, bentornate su Trucchi.tv. Allora, siccome ho messo via, scusate, perché sono nel giardino del condominio dove abita mia mamma e sono in procinto di partire, qui come vedete il mio braccio destro. E allora, oggi sarà un video che avevo già registrato in passato tipo mesi e mesi fa, ma non era venuto come volevo. E oggi sarà un video dove vi parlerò di tutti i prodotti che ho utilizzato per le smagliature. Argomentone. Urrà, urrà, argomentone. Urrà. Sì, un super argomentone. E ne ho, come vedi. Ragazzi, non ho mai visto tutta questa roba per le smagliature. Ragazze, allora... Ci può raccontare tanto, vai, vediamo. E allora, la mia storia con le smagliature, qui tipo Maria De Filippi, la mia storia con le smagliature è iniziata... Ce ne sono anche lì! Sì, è iniziata, questi non ve li faccio vedere perché sono dei doppioni. Sono doppioni. È iniziata 3 anni fa, quando sono rimasta incinta, e quindi al 9° mese sono scoppiate le smagliature, ero diventata tipo delle strisce pedonali. Sì, primi mesi niente? No, primi mesi zero. Cioè, ti hai illuso, tipo? Nono mese è scoppiato il putiferio, davvero. E quindi ho provato tutto ciò che mi venisse consigliato e inizio con le prime cose che ho utilizzato. Prima cosa che ti consigliano per rendere la pelle bella elasticizzata e bella morbida sono gli oli di mandorla, e io ne ho utilizzati a litri, questo qua di Equilibra, questo qua di Vittoria Verde e poi il mio preferito che è questo qua di Aboca. Questo qua di Aboca è fantastico, è meraviglioso ed è anche quello più costoso. Tra l'altro, questo lo si trova solo in farmacia, se non mi sbaglio. Questo è di Aboca, vero? Che dico qualche fregnaccia, si Aboca. E poi comunque l'importante è che siano olio di mandorle 100% puro. Sì, infatti l'inci è quello. Forse questo qua contiene tocopherol acetato, questo non è puro. Invece questo qui... Beh, al 99%. Sì, questo qua invece è puro. Anche questo qua. E quindi con quelli lì mantengono una pelle bella elastica e questi qua li utilizzo sempre, anche adesso. Ma questo è di Nuncas? Sì? Ah, non sì, sapevo. Sì, Nuncas quelli che... Sì, del bucato. Sì. E comunque tocopherol acetato e alla fine vitamina E. Vitamina E, l'1% è vitamina E, infatti. E quindi oltre a utilizzare questo, che mi hanno aiutato molto perché hanno mantenuto la pelle elastica, veramente molto elastica, ne ho utilizzate veramente 4 ragazzi, no, di questi bocce a questi bocce di Nuncas sono 4 bocce su bocce. E quindi questo qua lo possiamo eliminare. Un prodotto che vi consigliano tantissimo quando avete problemi di smagliature è questo qui, che è il bio oil, che ha aperto la bocca, bio oil, questo qua. Questo ne parlano tutti, se c'è chiunque ha provato il bio oil, cioè pensi di averlo visto anche a casa, che c'è la mia sorella adesso, penso di averlo visto. Questo è il prodotto più inutile che possa esistere, tipo costa 10 euro. La farmacia? Sì. Ma no, secondo me lo trovi dappertutto, anche al supermercato. Costa 10 euro, ma potete investirli secondo me in un aperitivo o qualcos'altro. Leggo qua, paraffina liquida al primo posto, bene. No, inutile, cioè veramente inutile, un prodotto inutilicissimo. Bene. Orribile. Vitamina E, olio di calendula, lavanda, rosmarino e camomilla, viso e corpo, non grasso, rapido assorbimento, ipoallergenico, adatto a pelli sensibili. Inutile, questo va a buttarsi. Altro olio invece che vorrei iniziare a utilizzare, che assomiglia molto ma non c'entra niente, è questo qui di Planters. Questo qui invece ha un inci fantastico e confido molto su questo piccolo olietto. Riparatrice viso, mani e corpo e ha come primo ingrediente, ve lo dico subito... Aloe vera? Aspetta. Sai che non lo trovo qua. Ah no, olio di mandorle dolci. Quindi come base c'è sempre il mandorle dolci che sono super consigliate. Sì. Poi c'è tipo borago officinalis seed oil. Borago officinalis. Olio di borragine. Olio di borragine mi sembra. Sì. E quindi su questo qua. E quello è di molto. Planters. Di Planters. Sì. Okay. Un Planters mi sto trovando veramente molto bene. E io ho appena messo nei prodotti finiti di questo marzo la crema per il viso, che non sì, è per niente male. Dai. Ottimo, sì. Poi altri prodotti stra utilizzati, che ne ho sono stra famosi, sì, che adesso vi dirò, che a me non sono non piaciuti, io so che tutte le donne incinta a me non sono viene piaciuti, non mi sono piaciuti, è il Relastil, provato nelle sue due formulazioni, il Relastil classico
Oddio, non si vede niente, così, Relastil. E poi Relastil, questo qua per pelli sensibili, questo qua che ha anche la confezione in alluminio, anche molto poco pratica. E devo dirvi che sinceramente, considerate che ogni confezione di questa costa circa 40 euro. Cioè, io dico, cioè, meglio prendersi una confezione di olio, sì, di mandorle dolci. Anche perché mi sa che alla fine forse non mi sembra. Cioè, tipo c'è il ciclopentaxiloxane, che è un silicone in alto nell'inci, seguito dal dimeticone. Che quindi... non è il massimo. No, nel senso che non è assolutamente un qualcosa che può essere curativo. Sono agenti che servono per far scorrere bene scorrere la crema, la texture, però, sì. A livello di... infatti a me non è piaciuto per niente. Sì, io l'ho provato, cioè non è che l'ho provato una volta sola, adesso non so quante. No, guardate sono qua. Cioè, prima di parlarvene ce ne sono parecchie. E, ecco, questo è un altro trattamento invece, cioè, che mi è piaciuto di più. Sì. Questo invece è un trattamento urto a fiale, questo qua è un trattamento, ci sono 9 fiale se non mi sbaglio, con vitamini, con acido ialuronico. Questo sono delle fiale in vetro, adesso non ce ne sono più perché le utilizzate. Spaccate la fialetta e andate a inserire la soluzione proprio all'interno della smagliatura rossa. E io lì, in questo caso, dopo aver fatto un ciclo di questo, ho notato una differenza. Quindi tra questo, allora, la crema Relastil non la ricomprerei mai, non la consiglierei neanche a chi è lì in dubbio di comprarla o non comprarla. Risparmiatevi quei 40 euro, compratevi un olio di mandorle dolci figo, veramente figo, tipo quello di Aboca. L'importante è che sia veramente buono come a livello di ingredienti. Invece questo, se volete un trattamento urto anche da rifare, poi io l'ho fatto due volte di questo qua, costicchiano, però questo qua ho visto delle differenze. La smagliatura era molto più appianata, cioè questo qua l'avevo provato quando era rossa, tipo rossa. Sì, il peperone, giusto, solo quello è il momento giusto, okay, per andare, per dopodiché poter agire. C'è la rassegnazione. Dopodiché niente, cioè è inutile stare lì a perdere soldi, perché anche il trattamento laser chirurgico non ti assicura la rimozione totale della smagliatura. Cioè tu puoi provare, investire i tuoi soldini, però... ma non hai la sicurezza di risolvere il problema. Poi, altro prodotto che ho provato e che mi sono piaciuti tantissimo sono questi due prodotti di linea mamma di Helan, questi due. Uno è un olio, questo qua. Ma tu sapevi che Helan fosse italiana? Sì, Helan è italiana. Non lo sapevi? Cioè, quando ho letto che era di Genova, ho detto, ma... Sì, non sapevo che fosse di Genova. Straniera. Non sapevo fosse di Genova. L'ho letto proprio in etichetta, sì. Vedi? Helan Genova. Vedi? No, non sapevo fosse di Genova. Sono rimasta. Però Helan a me piace tantissimo. È buona, mi piace tantissimo, sì. Tra l'altro è anche poi certificata. Quasi, sì, sì, certificata. Al cosmo, questo è olio di mandorle dolci e argan, è un booster praticamente, un booster fantastico, un pochino più corposo e più nutriente, più elasticizzante rispetto a un olio di mandorle tradizionale, perché è potenziato anche dalla presenza dell'argan, quindi con questo è fantastico. Invece l'altro prodotto che ho provato è questo qua, che è una crema, ragazze, credo la più ricca, la più corposa, la più densa, che tu che hai la pelle secca, sì, questa te ne innamori, perché praticamente ha una texture, adesso ormai è finita, ha una texture, questa qui ha una texture che è ricca, sembra burro. E infatti dovete proprio massaggiare per farla penetrare. Perché è un po' la caratteristica dei prodotti naturali che vanno massaggiati, sì, perché appunto questa quelli che abbiamo detto prima, questa nei siliconi, e quindi si assorbono, no, subito, però... Siliconi sulle smagliature non servono a una goutte, come non servono, cioè, a una goutte. Cioè, posso capirlo magari nel make-up, per, sì, far rendere scorrevole il fondotinta, comunque anche primer, per dare un finish più, esatto, bello. Però se devo andare a curare, il silicone non mi serve a niente, cioè... Poi, quasi l'ultimo prodotto che ho utilizzato, di cui se ne è parlato e se ne sta parlando anche adesso tantissimo, è il Dermaroller. Il Dermaroller che nella mia disperazione delle smagliature, mi ricordo 3 anni fa, perché erano veramente brutte, nella disperazione mi sono messa alla ricerca, questo 3 anni fa, e tra le americane ho scoperto l'utilizzo del Dermaroller, che era un utilizzo quasi, cioè, un trattamento che utilizzano tranquillamente.
tranquillamente, sì, sì, su base quotidiana. Poi adesso da noi è arrivato da un anno, da, sì, un anno e mezzo, adesso si sta un po' diffondendo. E l'ho acquistato su Amazon, penso. Ho acquistato questo qui di Soda Coda Titanium. È un presidio chirurgico, quindi secondo me... allora, io non ve lo consiglio da utilizzare a casa. Non ve lo consiglio per due motivi. A, perché secondo me o vi mettete lì e studiate bene la metodica, studiate bene come disinfettarlo, perché è comunque un presidio chirurgico che va a creare delle micro lacerazioni sulla vostra pelle affinché poi la pelle sia portata a rigenerarsi e quindi a chiudere la smagliatura in questo caso. Però il Dermaroller viene utilizzato anche per l'acne, il viso, per andare a renderlo più luminoso, proprio per andare a rigenerare nuova pelle, esatto. Cioè detto proprio in vulgaris. Sì, così, un po' lo stesso concetto degli esfolianti, degli acidi vari, glicolico, retinoico, che siano, che qua abbiamo un duro degli acidi. Sì, no, è proprio lo stesso. Io infatti sul viso lo proverò, devo essere onesta, e ce ne sono un po' di anni che... Ce ne sono, punto, di differenti misure, sì. Allora, questo qua è 1,5, credo. 1,5. Ce ne sono di diverse misure, quindi per quello io non lo consiglierei a chi dice, boh, non lo so, magari anche molto giovane, lo provo, No, secondo me va fatto con un po' di criterio. Ecco, cioè, sì, vabbè, io direi di provarlo, ma... prima super informarsi. Sì, prima ti devi super informare, sì, perché io mi ricordo, ma prima di farlo... Ma soprattutto per la disinfezione, ecco, ragazzi, sennò peggiori sono le cose. Cavolo, cioè, quindi informazione e seguire tutti gli step necessari. Se uno lo deve fare come applica la crema, esatto, no. Ecco, in quel caso no. E poi... se la costanza, ecco, la costanza. Su questo non vi aspettate che dopo una settimana trovate tutto bello lì, perfetto e fantastico. Dovete essere costanti, quindi fatevi bene consigliare se volete utilizzare Dermaroller. Intanto ve lo faccio anche vedere, perché è la geggino crudele. Questo è la geggino. E poi questo qui. Cioè, molto veramente... In pratica è un rullo. È un rulletto. Un rulletto con tutti gli aghetti, però non fa male. No. Cioè, anche passandolo così. No. No, non sentite niente, ma lo immaginavo più cruento. Ma dipende, ci sono più cruenti. Sì, no, magari. Lo so. Ci sono anche meno cruenti, magari per delle zone più delicate. Più delicate. E invece, siccome adesso il mio problema è nato 3 anni fa, ma comunque... per mantenere elastica la pelle ci devi lavorare sempre, non è che lo fai una volta e poi dici pace, amo, e la tua pelle diventa fantastica elastica, anzi più passa, prega tutte le sere, cioè più passano gli anni, più diventi grande, più comunque la tua pelle tende comunque a essere meno elastica, perché produce meno collagene, comunque meno acido ialuronico, tutte queste cose qui molto interessanti. E quindi allora vi faccio vedere, oltre a questo qui che non vedo l'ora di utilizzare, di Planters, ho questa qua, la mousse di Nakomi. Questa qui in verità l'ho già iniziata, vedete, ha un odore fantastico, ancora il pack vecchio di questa qua, ed è il Nakomi al blueberry. Adesso con il mirtillo. Tra l'altro di questa adesso il nuovo pack non è non c'è scritto nel packaging che è antismagliature, quindi però sappiatelo, la mousse al mirtillo ha questa proprietà. Sempre di Nakomi ho l'olio di mandorle, perché ero curiosa di provarlo, perché avevo provato tutti gli altri oli, e quindi ho detto vabbè, mi prendo questo qua di Nakomi alle mandorle dolci per continuare la mia felice avventura per curare. Sei un'esperta, ragazza, hai provato qualunque cosa. Sì. Perché a provare tutte queste robe, infatti io ci tenevo a fare questo video, perché comunque è stato un corso, cioè non è fatto un mese e basta, più o meno vi ho fatto un excursus. Tu nei primi mesi, che tu hai detto che ti sono venute tutte al nono, non le usavi nei primi mesi? Sì, cavolo, okay. Io mi mandorlavo tutte le sere. Io mi mandorlavo. Quindi come comunque una torta. Vedete, alla fine conta la prevenzione, però è anche un po' un processo. Sì, e conta anche il genetica. Genetica, perché ci sono ragazze che... Magari anche bere tanto, mi immagino. Sì, assolutamente. Però anche la genetica fa tantissimo, sì, perché ci sono
ragazze, scusate ragazze, ma c'è un super sì, top ma no, sportivo per forza, e lo per forza la genetica. Tu pensa alle ragazze che prendono tanto peso e poi dimagriscono e devono fare le operazioni della pelle. Ci sono certe che non hanno subiscono bisogno, meno. Non sì. hanno bisogno perché la pelle poi si ricompatta tutta. Sì, è vero. È davvero genetica. Cioè, vedo, magari ho un'amica che ha fatto un parto gemellare, che era gigante, era diventata gigante, davvero. Cioè, non aveva una sbagliatura. Non aveva una sbagliatura, ragazze. Cioè, ne aveva la pancia molto migliore della mia. Cioè, la mia, io mi sono proprio diventata un... Avete presente le strisce pedonali? Tipo così, rosse però. E quindi, ragazzi, io spero di avervi dato qualche consiglio. So che le smagliature sono comunque un problema un po' di tutte. Nel frattempo anche Pablo si è fatto una cultura sulle smagliature. Abbiamo Pablo qua davanti che e ci fa da bodyguard. Ragazzi, c'è l'ultimo video di trucchi.tv in Italia. Sì, cioè, è per quello che la strumentazione, non ci sono più le luci. No, non c'è, sono già state messe dentro la valigia. Tutto c'è dentro. Un cavalletto così, sì, l'iPhone e il giardino condominiale. Sì. Che ci rivediamo alle Canarie, cara. Ci rivediamo alle Canarie. Dalle io sarò Canarie. Qui dalle Canarie. Lei vi rivedrete a Milano. Esatto, io rimarrò qui. Thank you. Bene. Ciao.